Ok, allora cari amici, cari amiche che ci seguite, tutto pronto per questa puntata di fine settimana. Come sapete, il venerdì tiriamo un po' le somme di quanto accaduto nella città, ma guardiamo anche a quello che accadrà nel prossimo fine settimana. Siamo in un periodo molto intenso per quanto riguarda attività culturali, eventi, manifestazioni varie. Del resto è così per fortuna, insomma, perché ci sono zone dove c'è veramente una siccità culturale che fa venire i brividi. Quindi, al di là di tutte le critiche che poi poniamo a chi amministra la nostra città, ci sta, insomma, che chi è sul podio venga un po', diciamo, osservato da tutti. Dobbiamo comunque riconoscere che la nostra è una città molto attiva, dove c'è un fermento, quasi atavico, insomma. Vi presento gli ospiti che abbiamo in studio. Partiamo dal gentil sesso. Abbiamo qui con noi Emilia Carretta, è una docente di lettere italiane e latine, musicista, ma è anche musicologa, e vi spiegheremo perché è qui con noi Emilia Carretta. Ma è anche qui Luigi Visconti, presidente del Club per l'UNESCO di Altamura, e quindi io ringrazio i due ospiti per essere qui con noi. Grazie. Insomma, avete capito che parleremo di cose molto interessanti e anche un po' elevate sotto il piano del valore culturale. Intanto chiedo venia a Emilia se comincio dal professor Luigi Visconti. Dal basso verso l'alto. Ah, vabbè, no, io mi riferivo al fatto donna, uomo. Eh sì, io ho reso complementare. Dal basso verso l'alto. No, io pensavo riferito alla cultura, perché se tu ti poni nel basso, allora. Ma io conosco molto bene la professoressa, quindi del resto. Vabbè, sei un'icona tu della cultura nella nostra città, consenticelo, insomma, non. Dicevo, per fortuna nella nostra città c'è questo fermento sempre. Allora, parliamo un po' del Club UNESCO, perché noi spesso siamo portati a guardare quello che fanno gli altri, il giardino, il vicino è sempre più bello, eccetera, eccetera. Però non è così, perché Altamura ha davvero tanto e voi vi impegnate per far sì che quello che noi abbiamo venga visto e valorizzato anche dagli altri. Sì, grazie, grazie di questa opportunità. Il Club UNESCO di Altamura, come i telespettatori ricorderanno, gli amici ricorderanno, è presente in questa nostra amata città fin dal 2004. L'obiettivo fondamentale dell'UNESCO a livello, diciamo così, di alta periferia e a livello nostro, quindi prossimo, è uno solo. Uno solo, e conviene ripeterlo. Poiché le guerre nascono nelle menti degli uomini, è nelle menti degli uomini che si devono costruire le ragioni della pace. Verissimo. Quindi tutto il nostro impegno, vario, variegato, mira essenzialmente, fondamentalmente e debitamente a promuovere la pace attraverso la cultura. Infatti l'UNESCO lo dice, attraverso la cultura. E noi siamo, come dire, piccoli coprotagonisti, però del tutto consapevoli del ruolo che dobbiamo svolgere nella nostra città. Altre volte abbiamo avuto l'opportunità di parlare di noi cittadini che, se vogliamo restare cittadini a pieno titolo, dobbiamo sempre considerarci politei, cioè persone che si occupano della polis, del bene pubblico. Diversamente ognuno e tutti dovrebbero tacciarci quali idioti, idiotai che si occupano delle tasche proprie. E noi dell'UNESCO cerchiamo, nel piccolo, avendo molte persone, molti enti anche che ci sono vicini, cerchiamo di occuparci dei valori fondanti della nostra società e dei valori soprattutto universali. Il valore universale, stiamo a ridosso del 10 dicembre, la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. Noi ci sintetizziamo con questa bellissima espressione di Antonio Rosmini: la persona è diritto sussistente, punto. Non dobbiamo aggiungere altro. E questo spiega che rapporti, quale tipo di rapporto dobbiamo avere con maschi, donne, vecchi, anziani, persone di colore. O persone variamente dipinte di colore, alludo al razzismo. Mi colgo l'occasione per parlare della nostra recentissima e proprio ultima attività. Ci siamo occupati di migrantes. Tutti,
parliamo, leggiamo, sentiamo parlare di questo fenomeno che taluni anche cavalcano, come sappiamo, ad usum sui. Bene, la posizione nostra, quindi dell'UNESCO, è un po' particolare. Certo, chi arriva da noi, comunque sia arrivato, deve essere ospitato. La civiltà greca ce l'ha insegnato, tra l'altro. Noi siamo magnogreci. Ma non basta questo. Né basta che mettiamo questi migrantes nella condizione di capire la nostra civiltà, cioè imparare l'italiano, imparare usi, abitudini, senz'altro è utile. Ma noi dell'UNESCO vogliamo andare ancora più lontano. Noi vogliamo far sì che si capisca che ciascuno di questi signori, che dobbiamo chiamare ospiti, è portatore di una civiltà. Io ho dimostrato in maniera inequivocabile che noi stessi, che mettiamo vanto di essere fondati e di portare avanti le ragioni della cultura classico greca, cioè classico cristiana, però studiando nel profondo ci rendiamo conto che questi africani, questi medio orientali, questi indiani, questi caucasici, studiando con attenzione i documenti ovviamente, sono portatori essi stessi di una civiltà che è anteriore alla nostra. Cioè noi, e noi siamo magnogreci, quindi possiamo menar vanto, noi dobbiamo riconoscere che molto è sedimentato nella nostra cultura dalla cultura di questi signori. Allora voglio dire, concludo, dopo aver presentato, dopo esserci occupati di queste, in termini ampi, diciamo, della questione migrantes, abbiamo già progettato un quid operativo, perché verba volant, scripta manent. Qual è la ratio? Incontrare periodicamente, non tanto e non solo il console generale dello Zambia o della Guyana, come dicevano i miei colleghi di francese, no. Noi vogliamo incontrare, ed è possibile questo, a Bari abbiamo tutti i consolati, un intellettuale o comunque una persona istruita e colta dello Zambia o dell'Egitto, quello che sia, ma al tempo stesso un egiziano arrivato qui, un marocchino arrivato qui, e quindi questo incontro tra la istituzione e l'uomo che è stato costretto a lasciare la sua patria e viene in mezzo a noi. Così ci rendiamo conto perfettamente della condizione di costoro che talvolta turandoci il naso ospitiamo, accogliamo, ma dentro di noi forse non vorremmo accogliere. Abbiamo da imparare veramente, da imparare. Perché io stesso, a parte i libri, i giornali, quando mai avrei avuto possibilità di parlare della Guyana, e dico Guyana, oppure meglio ancora, del Senegal per esempio, Senghor, il grande poeta, del Senegal, se io non parlassi con un senegalese. Abbiamo questa possibilità, sta a noi reificarla. Vabbè, è diciamo un discorso che in questo momento è anche un po' divide l'opinione certo, pubblica, anzi certo. Proprio ieri sera vedevo una trasmissione in TV e è emerso che il 70% degli italiani non è che sia proprio razzista, ce l'ha con le persone di colore, perché pare che noi italiani nei confronti degli immigrati bianchi, vedi popolo albanese o altri che sono rumeni, slavi eccetera, siamo stati un po' parsimoniosi, un po' più accondiscendenti, mentre su quelli di colore siamo stati un po' più di contrasto, e è un tema del quale se ne discute, però io ritengo che sia sempre positivo parlarne, perché adesso quello che dicevate, non solo le guerre, proprio anche i concetti, il modo di vivere, nasce tutto nella mente delle persone, certo. E il fatto stesso di porsi una domanda, di riflettere su un qualcosa, comunque ci porta verso un percorso migliore. E quindi un dialogo? È un dialogo. Se non ci poniamo nemmeno il problema, vuol dire che vogliamo stare con il naso tappato e non vogliamo sapere nulla. Concordo. E allora, adesso passiamo a Emilia Garretta. Perché? Perché grazie al Club per l'UNESCO di Altamura e all'Associazione Civica Saverio Mercadante, domani ci sarà un evento, sabato 14 dicembre alle ore 18, nella sala consiliare del Comune di Altamura, verrà presentato un libro scritto proprio da Emilia Garretta, altamurana, che adesso vogliamo dire emigrata nel Salento, perché vive a Maglie. Sì, ma altamurana.
Io sono molto affezionata alla mia città, tra l'altro ho insegnato in questa città nel liceo linguistico, appena laureata, e quindi spero anche che ci saranno le mie studentesse, i miei studenti a condividere questa esperienza che nasce dal suggerimento del professor mio, amato professor Viscanti. Non è stato il professore di corso, ma il professore di teatro greco, per cui ho fatto un'esperienza teatrale molto molto bella, e poi la continuità tra il discepolo e il maestro c'è sempre quando gli intenti sono gli stessi, per cui ci siamo ritrovati, io ho partecipato di questa mia scrittura che si concretizza in un saggio apparentemente striminzito, sottile, però i contenuti sono davvero molto, sono tanti, di spessore, sono impegnativi. Infatti ci sarà l'ascolto anche di Il brani, titolo è anche abbastanza, diciamo, ampio. Ampio. E poi c'è anche uno studio su Schubert. Uno studio. Intanto è la sintesi di tutti gli elementi che sono presenti nei leader di questo musicista sottovalutato. L'Ottocento non diede nessuna, perché nasce alla fine del Settecento, vive nei primi anni dell'Ottocento, muore a 31 anni, quindi c'è molta analogia col nostro felicissimo poeta, felicissimo ma poi tanto isolato, Leopardi. Infatti molti dei temi della poesia leopardiana si possono individuare anche nei leader di Schubert. Il musicista, dico ogni tanto poeta perché era poeta, perché ebbe un'educazione letteraria che gli permise di compensare, diversamente da tanti altri strumentisti del suo tempo, anche lo stesso Beethoven, il nume tutelare della musica, di conoscere bene la letteratura. Infatti dà origine a una forma di musica originalissima e unica dell'ambito tedesco, che è il Lied, che è poesia per musica, cioè una composizione breve, un idillio, direbbe Leopardi, nel quale musica e poesia si fondono senza prevaricare l'una sull'altra, praticamente in un compendio di felice, di, ripeto, aspetto letterario e musicale. E comunque io scrivo anche oltre, perché è andato oltre il suo tempo, quindi ha anticipato il Novecento, anticipato il nichilismo, cioè dei concetti che poi saranno introdotti già da Schopenhauer, però continueranno nella filosofia successiva e nella filosofia di tutto il continente, con sonorità riprese da addirittura Gustav Mahler e dalla dodecafonia di Schoenberg. Siamo praticamente alla rivoluzione della musica e l'inizio della musica moderna, per cui sottovalutato dai suoi contemporanei, anche dai successori, adesso io ho voluto dare uno spazio particolare a quelle che sono le canzoni per musica. Adesso le volevo porre un'altra domanda, perché sì, lei è una docente di lettere italiane e latine, però sì, è anche musicista e sì, musicologa. Sì. Come legano queste due situazioni? Legano, è un amore atavico, nel DNA praticamente, ed è legato in particolare al greco e al latino, perché io amo tantissimo la metrica, e la metrica, voglio dire, è musica. Sta tutta nella musica. Cioè. E quindi ho avuto tante occasioni, devo dire, sono stata molto fortunata e supportata, perché quando ero al liceo il mio insegnante, un tenore anche abbastanza conosciuto di canto lirico, e mi ha introdotta nel mondo del conservatorio, che io ho frequentato a Monopoli con un'insegnante armena, dicevamo, quindi intercultura a 360 gradi, Agint Vartanian, che adesso è comunque collaboratrice libera perché è in pensione del Conservatorio Santa Cecilia di Roma. E lei aveva vinto qui una borsa di studio, mi ha indirizzata verso la musica lirica, anche se io ho una voce purtroppo di soprano leggera, dico purtroppo perché per temperamento sono drammatica, e invece sono costretta a cantare Mozart, per esempio, la gioia, la felicità, eccetera. Quindi queste due
opportunità sono poi diventate la mia personalità. Beh, c'è una leggera vena di collegamento con il mondo teutonico, può darsi che nel DNA degli Altamurani, insomma, c'è qualcosa che forse i miei capelli ci riporta all'epoca federiciana. Magari avessi qualcosa di lui. Allora, torniamo al professor Visconti. Il libro che, come diciamo, verrà presentato domani sera alle 18 nella sala consiliare del Comune di Altamura. Ci sarà prima un'introduzione del professor Giacinto Moramarco, presidente dell'Associazione Civica Saverio Mercadante, ma poi il tutto, ecco, sarà coordinato e diciamo, diretto dal professor Luigi Visconti del Club per l'UNESCO di Altamura. Perché avete pensato alla presentazione di questo libro? Ecco, legandolo un po' a tutti i vostri eventi che avete, un po' come un filologico, ecco, che portate avanti. La risposta è semplice. Non casualmente, ma causalmente, in epigrafe abbiamo scritto «Musica elevat animos». La risposta dovrebbe essere bastevole. Cioè, noi esseri umani siamo portati a occuparci del contingente. Ci sono dei momenti in cui non solo i musicisti, gli artisti, ma anche noi, gente comune, esseri umani, amiamo alzare lo sguardo. Ora, già lo diceva Agostino, Sant'Agostino, quando ci si occupa di musica, quando ci si accosta alla musica, è come se ci si mettesse in un ambito non più fisico, ma metafisico. Allora io ho colto proprio a volo questa, quando ho sentito di questa pubblicazione, e quindi ho pregato la professoressa di venire a presentarci il suo volume in Altamura. Perché? Perché tra l'altro noi che ci occupiamo quindi dell'UNESCO, anche di musica, come tutti sanno, però questo ambito specifico, io mi occupo di Mercadante da sempre, per esempio, e quindi degli altri musicisti, ma in questo ambito e in Altamura non si è mai parlato, è una primizia che non potevamo non offrire alla nostra comunità. Il motivo proprio semplice è questo. La posizione di Mercadante, l'anno prossimo sono 150 anni dalla scomparsa, state già pensando a una serie di situazioni. E l'associazione Mercadante, della quale sarà opportuno che venga a parlare personalmente il presidente, il nostro carissimo amico e collega Giacinto Moramarco, come tutti, come quasi tutti sanno e come tutti dovrebbero sapere, è l'ente, il più antico ente culturale di Altamura, fondato nel 1949, è l'ente che ha tenuto in vita nei momenti bui Mercadante. E grazie a questo altre persone da encomiare hanno continuato in vari ambiti, e grazie però soprattutto al fatto che l'associazione Mercadante tenne in vita, sto parlando proprio nel secondo dopoguerra, quando c'era da ricostruire tutto, e un pugno di altamurani, ecco, autenticamente colti, guidati dal dottor Domenico Chierico, un pugno, capì che la ricostruzione della nostra città, della nostra nazione, nella fattispecie la città, non poteva limitarsi a una ricostruzione materiale. Quindi veramente le persone colte sono quelle che stanno a guardare in prospettiva, come gli autentici politici, gli altri sono politicanti, guardano così. E quindi voglio dire, è un tema importantissimo, ne parlerà l'amico Giacinto Bonamato. Certo, no, vabbè, prossimamente era, su questo schermo. Era perché, insomma, per non lasciare la situazione Mercadante sospesa nell'aria, perché sappiamo, insomma, che c'è qualcosa di importantissimo, certo. In fermento. Torniamo a Emilia Carretta, quindi tu adesso vivi nel Salento. Sì. Sei cittadina di Maglia. Eh beh, Maglia è una bella città. Devo dire grande accoglienza, grande stima anche da parte loro. Cittadina del mondo. Cittadina del mondo. Mi definisco e sarà così. Ecco, il rapporto che hai, che riesci a conservare con la tua città, com'è? E intanto è sentimentale, io sono una persona di grandi sentimenti e devo esternarli, non mi piacciono tutti quelli che si presentano in maniera troppo compassata, perché poi essendo una musicista ho anche frequentato la danza classica, continuo a fare stage, mi piacciono tutte le forme espressive dichiarate
E devono avere questa particolarità, cioè sempre grande entusiasmo. E io ho ancora rapporti, vabbè, a parte la mia famiglia, che è rappresentata in particolare dai miei fratelli e da mio padre, però continuo ad avere rapporti con i miei professori, con i miei studenti, con tutta la comunità, e sono fiera. Poi ho la fortuna di abitare in Corso Federico II, quindi mi alzo e spesso vado a riammirare la cattedrale, e sinceramente proprio vado in una situazione metafisica, cioè ritorno indietro con la storia. Per cui no, questa è una cosa bellissima. Io non sono di sangue altamurano, però vivendo qui da 40 anni, insomma... Ne ho 57, quindi sono... Organizzo gite, perché no? No, mi porto. Ecco, però gli altamurani, è una cosa che hanno trasferito anche a me, sono, come si dice, dei viaggiatori inarrestabili, però tornano con un grande desiderio di portare la loro esperienza e di, come si dice, svuotare tutto ciò che è stato visto e raccolto fuori, e raccontarlo e dividerlo, condividerlo con gli altri. Questo è bellissimo. Questo è bellissimo. Tutti, ho notato proprio questa cosa, ed è una cosa contagiosa. Cioè, o ti adegui o sei fuori dallo schema. È così. È contagiosa. Infatti, chiunque mi incontra nel Salento, è Altamura, bellissima città. E io continuo, cioè mi invito a nozze praticamente, perché è una cassa di risonanza quella che io porto, veramente eccezionale. Va bene, io direi che se avete altro da aggiungere per quello che siamo emozionati, ci sarà domani. Vabbè, l'emozione è bellissima. Quella, ritornare non da detto Nemo profeta in patria, ma un po' di profeta mi... così solletica. Va bene, allora vi ricordiamo l'appuntamento di domani. C'è, ah no, sì, ecco, ho detto prima se c'era dell'altro. C'è un'appendice brevissima. Sì. E si è parlato del nostro atteggiamento pregiudizievole nei confronti delle persone di colore. Mm. Qui abbiamo una poesia di poche righe, una poesia bellissima di Senghor, che leggo in italiano, che ci fa riflettere. Caro fratello bianco, quando sono nato ero nero, quando sono cresciuto ero nero, quando sto al sole sono nero, quando sono malato sono nero, quando morirò sarò nero. Mentre tu, uomo bianco, quando sei nato eri rosa, quando sei cresciuto eri bianco, quando prendi il sole sei rosso, quando hai freddo sei blu, quando hai paura sei verde, quando sei malato sei giallo, quando morirai sarai grigio. Allora, di noi due, chi è l'uomo di colore? Bellissimo. Ci porta a riflettere. Ci porta a riflettere. Sì, è una metà, bisogna capire fra le tante cose il significato dell'umanità, insomma, vera, perché, oddio, è un tema che, come dicevamo, divide molto. L'arte è quello che ci accomuna tutti. Ecco, sì. Non è la lingua, non è quello, sono questi altissimi. Beh, per esempio, già la musica, avendo un pentagramma che è uguale per tutti, cioè la musica è proprio avanti al mondo. Sì, sì, sì. Io poi a volte mi chiedo, ma siamo la specie più stupida della Terra, noi uomini? Viviamo da milioni di anni e non parliamo la stessa lingua, cioè no, potevamo con la musica, invece con la musica ci siamo riusciti, perché portandoci in alto, mentre noi tre stando allo stesso livello sentiamo, avvertiamo gli spigoli reciproci, quando noi ci alziamo tendiamo tutti verso l'infinito, e quindi questo punto superiore ci accomuna. Questa è la musica. Va bene, è tutto, cari amici che ci avete seguito. Vi ricordo l'appuntamento di domani, sabato 14 dicembre, ore 18. Sala consiliare di Altamura, queste locandine certamente le avete viste in giro. C'è la presentazione del libro della nostra concittadina Emilia Carretta, l'evento organizzato dal Club dell'UNESCO di Altamura in collaborazione con l'Associazione Civica Saverio Mercadante. Startup si comincia alle ore 18. Ringrazio gli ospiti che sono stati qui con noi, Emilia Carretta e il professor Luigi Viscardi. È tutto, amici, per questa puntata. Buon fine settimana, ci vediamo lunedì, solita ora, con Canale 2 c'è.